Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il prima TG che apriamo con la zona gialla che è ritornata, ritornerà dopo circa un mese di assenza voluta, dopo un incontro del Premier Mario Draghi, e dunque ci saranno però dei cambiamenti a partire dal prossimo 26 di aprile, in particolar modo la scuola, perché in zona gialla ed arancione tutte le scuole saranno in presenza. Per quanto riguarda la zona rossa, invece, le attività a distanza, la didattica per le scuole superiori al 50%. Il nuovo decreto prevede anche l'istituzione di un pass che attesti tra l'altro l'avvenuta vaccinazione, l'esecuzione di un test Covid negativo in un arco da definire o avvenuta guarigione dal Covid, e questa potrà essere utilizzata per gli spostamenti. Spostamenti che infatti saranno consentiti dal 26 aprile tra le regioni gialle, mentre per le altre fasce di colore servirà appunto il suddetto pass. Per quanto riguarda invece ristoranti e bar, in zona gialla sarà possibile pranzare e cenare soltanto con i dehors, dunque tavoli all'aperto, mentre invece dal 1° giugno si mangia nei ristoranti con tavolo al chiuso soltanto a pranzo. Per quanto riguarda invece teatri, cinema, musei e fiere, torneranno ad essere consentiti in zona gialla all'aperto, così come i musei, mentre invece le attività fieristiche dovranno attendere il mese di luglio. Per quanto riguarda infine le palestre, dal 26 aprile sarà consentito lo sport all'aperto, mentre la data fissata per la riapertura delle palestre dovrebbe essere il 1° giugno. Infine anche un occhio alle piscine, perché le piscine all'aperto riapriranno il 15 maggio e dovrebbe essere quella anche la data per gli stabilimenti balneari. Nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile Nazionale concernente l'andamento della curva pandemica sul territorio. Nei dati di sabato 17 aprile sono 15.370 i nuovi positivi, cui si aggiungono 310 vittime e 16.484 guariti. I tamponi processati sono stati 331.734, per un tasso di incidenza del 4,6%, in lievissima discesa, meno 0,2%, rispetto alla giornata di venerdì. Buone notizie dal fronte ospedaliero, perché si svuotano leggermente le terapie intensive con meno 26 posti letto occupati, sia anche i ricoveri ordinari con un saldo di meno 643. Sul punto andiamo ad ascoltare gli aggiornamenti dalla cabina di regia. L'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese è in leggera e graduale diminuzione e si fissa intorno a 180 per 100.000 abitanti. Anche l'RT è in lieve calo ed è di circa 0,85, quindi di poco al di sotto dell'unità. Purtroppo invece resta elevato il carico sia sugli ospedali che sulle terapie intensive. Infatti il tasso di occupazione delle terapie intensive è di circa il 39%, quindi ancora ben superiore alla soglia critica che è fissata intorno al 30%. Data la situazione epidemiologica e la possibilità di un'iniziale, graduale riapertura di molte attività, è importante che i cittadini rispettino delle regole di comportamento individuale estremamente prudenti. In Campania i dati diramati dall'unità di crisi regionale certificano 2.232 nuovi positivi, di cui 761 persone sintomatiche, con riferimento ai soli tamponi molecolari, che del giorno sono stati 22.075, mentre 7.605 test antigenici, 12 invece le vittime, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 1.937. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, sono 656 i posti di terapia intensiva disponibili. Per la regione Campania ne sono occupati 145, mentre sono 3.160 i posti letto di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.532.
Restiamo in Campania perché il presidente della regione Vincenzo De Luca si è recato ad Agropoli parlando non solo della campagna vaccinale sul territorio, ma anche delle nuove misure volute dal Premier Draghi. Sentiamo. Noi dobbiamo fare molta attenzione, perché se apriamo in maniera scriteriata, fra 15 giorni torniamo a chiudere tutta l'Italia. La precondizione per aprire e aprire per sempre è dare un'accelerazione straordinaria alla campagna di vaccinazione. La Campania ritiene che si debba dare priorità nelle vaccinazioni al comparto turistico alberghiero, per una ragione semplice, perché un qualunque cittadino, se aspetta 3 settimane per farsi il vaccino, non succede niente. Per il comparto turistico alberghiero, se perdiamo il mese di maggio, salta la stagione turistica. E non è un problema degli alberghi, è un problema di centinaia di migliaia di lavoratori stagionali e non che sono impegnati nel comparto turistico. Ma questa battaglia la sta facendo da sola la Regione Campania. Noi faremo, credo, gli accordi anche con gli albergatori, del Cilento, dell'area sud di Salerno e della Campania, come abbiamo fatto con la costiera sorrentina. Però facciamo gli accordi per dare il vaccino, ma il vaccino non arriva. La battaglia che dovremmo fare oggi in Italia è questa: chiedere al governo italiano di far valutare il vaccino Sputnik nel giro di una settimana. Poi ovviamente la valutazione deve avere carattere scientifico, per l'amor di Dio. Ma anziché perdere 6 mesi, facciamolo in una settimana. Questo è tutto, perché se avessimo oggi 3 milioni di dosi di vaccino in più, noi potremmo fare con le strutture pubbliche le vaccinazioni per fasce di età, ma potremmo dare alle categorie economiche il vaccino aggiuntivo. La cosa assurda è che abbiamo albergatori, imprenditori che hanno la possibilità di fare le vaccinazioni con medici aziendali, con personale proprio, ma non possono procedere perché non ci sono i vaccini. Allora la Campania sta facendo questa battaglia, andremo fino in fondo, vediamo dove arriviamo. Proprio in Campania, nuovo provvedimento firmato dal presidente De Luca, per la precisione l'ordinanza numero 14, che dispone che dal prossimo 19 aprile fino al 15 maggio 2021 è permessa l'apertura di esercizi commerciali e servizi alla persona, dunque barbieri, parrucchieri ed estetisti, al fine di agevolare la fruizione dilazionata da parte degli utenti dalle ore 7 alle 21:30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, naturalmente fermo restando quello che è il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti. Inoltre è stata disposta la riattivazione dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale in tempo utile a consentire l'operatività dei servizi scolastici nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti. Gesto intimidatorio nei confronti di Luigi Vittorioso, il nuovo direttore del presidio ospedaliero San Giovanni Bosco di Napoli, che, come ha comunicato l'ASL Napoli 1 Centro, ha trovato tutte le ruote, le gomme dell'auto squarciate, probabilmente dalla lama di un coltello. Un gesto vile e inqualificabile, ha commentato il direttore Ciro Verdoliva, ma il direttore Vittorioso deve sapere che tutta l'azienda è al suo fianco. Quanto avvenuto ci dice che il cambiamento avviato da tempo, già tra l'altro caratterizzato con azioni concrete, continua ad andare nella direzione giusta, finalizzato a sradicare chi pensa di utilizzare questo ospedale come casa propria. Noi non ci fermeremo, ha concluso il direttore Verdoliva, nella nostra azione di ripristino della legalità. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità di colore giallo per piogge e temporali dalle 12 di domenica 18 aprile fino alle 12 di lunedì 19 aprile su tutte le zone, ad esclusione della zona 4, dunque Alterpinia e Sano, e della 7 del Tanagro. Si prevedono locali rovesci e temporali che in alcuni punti potrebbero essere anche intensi. Non si escludono violente raffiche di vento oltre a fulmini e grandine. Inoltre la Protezione Civile
ha raccomandato nello stesso comunicato a tutte le autorità competenti di porre in essere tutte le misure in atto per mitigare, contrastare e prevenire questi fenomeni in ordine naturalmente al possibile dissesto idrogeologico e di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture che possono essere esposte alle sollecitazioni dei venti. Nell'ambito delle attività di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, con riferimento anche alle discariche abusive, il raggruppamento Campania dell'Esercito Italiano su base 7° Reggimento Bersaglieri ha svolto un'operazione straordinaria, secondo quella che è la programmazione della cabina di regia della Terra dei Fuochi all'interno del comune di Napoli. Sono entrati in azione 2 equipaggi per un totale di 6 unità, con misti l'Esercito Italiano e la Polizia Municipale Ambientale del capoluogo partenopeo, che hanno provveduto al sequestro di un'attività imprenditoriale e alla sanzione amministrativa per un totale di 5.000 euro a carico del responsabile denunciato per i reati ambientali che gli sono stati contestati. L'area di circa 500 metri quadri insieme a 200 metri cubi di rifiuti speciali è stata sottoposta a sequestro. Ci spostiamo ora ad Avellino, dove il sindaco locale Gianluca Festa ha parlato della situazione scolastica sul territorio irpino in un breve video rivolto alla popolazione. Lo sentiamo. Pur comprendendo le preoccupazioni, i dubbi legittimi che i genitori mi hanno esposto, dicevo, le condizioni che possano indurmi, quasi impormi come massima autorità sanitaria locale, la chiusura delle scuole fino alle medie non ci sono. Condizione diversa invece la registro per le scuole superiori, poiché avendo registrato la presenza di numerosi cluster nei comuni della nostra provincia e poiché abbiamo circa il 70% degli alunni che frequentano i nostri istituti superiori e che provengono proprio dai comuni della nostra provincia, ebbene, onestamente ritengo necessario invece prevedere la chiusura almeno per altri 7 giorni delle scuole superiori. Voglio evitare che il buon comportamento della nostra comunità possa essere condizionato invece dalla presenza di contagi che proviene da altri comuni, quindi in via precauzionale sto provvedendo a firmare l'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole superiori fino a sabato prossimo. A Caserta il bollettino Covid, come sempre di competenza dell'ASL di Terra di Lavoro, certifica 263 nuovi positivi su 2.621 tamponi processati, per una tasso di incidenza del 10,03%, soltanto una vittima nelle ultime 24 ore e 272 i guariti. Dunque leggera discesa di 10 persone positive su tutto il territorio. Caserta resta in cima per numero di casi attivi con 583 attuali positivi, c'è poi Marcianise con 471, Maddaloni con 387 e Aversa con 336. Ci sono anche alcuni comuni completamente Covid free, ovvero San Gregorio Matese, Rocchetta e Croce, Rocca Romana, Ponte Latone, Liberi, Gallo Matese e Ciorlano. Proprio a Marcianise, dopo il caos legato alle file per il centro vaccinale presso l'ospedale, è stato varato un piano straordinario con un summit al comune che ha riportato ordine e serenità nelle operazioni legate proprio alla vaccinazione per i cittadini. Non ci sono stati più assembramenti, con un accesso particolarmente più fluido, con tutti i cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione nell'orario indicato. Chi invece non lo ha rispettato è stato respinto. A fare il punto della situazione è stato il sindaco locale Antonello Velardi, che ha ringraziato
la Protezione Civile e la Polizia Municipale Locale per il grande contributo, ringraziando anche gli addetti all'ASL che si sono organizzati secondo quelle che erano le indicazioni municipali, e infine ringraziamento anche per i cittadini che si sono adeguati a queste disposizioni. La dimostrazione, ha detto Velardi, che quando si vuole le cose si possono fare nel modo giusto. Chiudiamo con il calcio. Domani sera, domenica posticipo di grande prestigio al Maradona di Napoli, con la compagine partenopea che ospita l'Inter, prima in classifica, di Antonio Conte. Per quanto riguarda le probabili formazioni, assenze in azzurro con Lozano, che è stato fermato dal giudice sportivo, dunque sarà squalificato. L'unico dubbio di formazione per il calabrese Gennaro Gattuso e il ballottaggio offensivo tra Mertens e Osimhen, mentre Demme farà coppia con Fabian Ruiz a centrocampo. Per quanto riguarda invece il tecnico nerazzurro, in attacco confermata la coppia tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, sulle fasce agiranno Hakimi e Darmian, in mediana il trio formato da Barella, Brozovic ed Eriksen, con il cileno Arturo Vidal leggermente acciaccato, che invece partirà dalla panchina. Fischio d'inizio domenica sera alle ore 20:45. Domani scende in campo anche la Casertana, attesa dal derby del Pinto, derby campano, contro la Juve Stabia, dopo l'importante vittoria nel recupero pugliese contro il Monopoli. A presentare la sfida, come di consueto, il tecnico rossoblu Federico Guidi in conferenza. Ne guardiamo un breve estratto. Avremo molte defezioni, chiaramente oltre agli squalificati mancheranno Turchetta, che è uscito anzitempo nella partita di Monopoli, e poi dobbiamo valutare Cuppone, perché oggi ha subito una distorsione alla caviglia, quindi vediamo se riuscirà a recuperare oppure no. Però detto questo, ormai siamo abituati a giocare nelle difficoltà, a giocare nelle emergenze. L'importante è quello che ho chiesto alla squadra, è quella di continuare a perseverare la strada che abbiamo fatto vedere in diverse circostanze, senza che si abbassi né la tensione né la voglia di andare alla ricerca di un risultato positivo e di una prestazione buona contro un avversario che è il più in forma del campionato, e questo lo dicono i numeri, perché provengono da 5 vittorie consecutive, 7 vittorie consecutive esterne. Quindi sappiamo che è una squadra che da gennaio hanno cambiato molto in termini di organico. Hanno messo dentro tantissima qualità, hanno trovato una quadratura chiara, un'identità precisa, e sappiamo che è una partita estremamente difficile da affrontare, e noi non dobbiamo portarci dentro gli spogliatoi rimpianto di, come è successo a Viterbo, di ciò che potevamo fare e che invece non abbiamo fatto. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata. Arrivederci.